La chiusura della sessione estiva di calciomercato è stata piuttosto deludente per il Pescara. Non è arrivato il difensore affidabile di piede destro, che chiedeva Massimo Oddo. Certo non lo è il giovane classe 2000 Rodrigo Gut, arrivato in prestito dall'Atalanta, scelta di ripiego in mancanza d'altro, così come è stata una scelta di ripiego rispetto al vero forte prospetto che nel ruolo ha il club orobico, Caleb Okoli, vicino al Delfino, ma poi approdato alla SPAL. Vanamente il presidente Daniele Sebastiani e il direttore Antonio Bocchetti hanno provato a firmare Fabio Pisacane del Cagliari, Riccardo Brosco dell'Ascoli, Luca Rossettini delle Lecce, ma tra i no dei club e i no dei calciatori l'aggiunta non c'è stata. Tra le conseguenze vi è che Mirko Drudi resterà in biancazzurro, la società non ne ha permesso l'uscita, il difensore si sarebbe riavvicinato a casa avendo l'accordo con il Cesena, resta da vedere se ora lo stesso Drudi accetterà la proposta di rinnovo del contratto o se la declinerà in attesa del mercato di gennaio, quando potrebbe tornare a spingere per la cessione. Nel frattempo bisognerà fare affidamento su tre centrali dall'età media piuttosto avanzata. Drudi, Scognamiglio e Bocchetti oscillano dai 33 ai 34 anni. In attesa di Luca Antei, che sarà pronto tra circa un mese, nella speranza che le tre operazioni ai crociati e una rottura del tendine d'Achille non pesino troppo sull'efficienza fisica del 28enne difensore romano arrivato in prestito dal Benevento. Resta anche uno sbilanciamento tra le fasce, ci sono tre esterni bassi Mancini, Masciangelo, Jarosinski e l'ultimo arrivato Nzita. A destra il solo Bellanova, con Ventola soluzione d'emergenza e Balzano ancora fuori causa. Insomma, ora un ulteriore puntello può arrivare solo dal fronte degli svincolati. Se il reparto di centrocampo risulta ben fornito in qualità e quantità, si aspetta però la crescita di giocatori fondamentali come Memmusciai e Valdifiori, in attacco era atteso un ultimo colpo. Non è arrivato il giovane argentino Matteo Reteghi del Boca Junior, Marcello Trotta del Frosinone si è trasferito in Portogallo, si è fatto un tentativo vano in extremis per riportare in biancazzurro Manuel Pucciarelli del Chievo. Tutto vano e sul fronte degli svincolati non è neanche detto si possa inseguire il sogno Stefano Pettinari, che ha ottenuto sì lo svincolo dal Trapani, ma che per problemi legati al pagamento del riscatto della società siciliana al Lecce potrebbe ritrovarsi ancora di proprietà dei salentini e non più un calciatore svincolato. Dunque, con le partenze di Bonino e Borrelli, sarà il baby argentino Belloni il terzo centravanti dopo Asensio e Seter. Vokić è l'alternativa a Galano, il secondo trequartista, tre scommesse diverse, Bocic, Riccardi e Capone. Con la soluzione Jolly Maestro, uno dei migliori colpi di mercato dei biancazzurri, ma che in due partite è già stato impiegato in tre ruoli diversi. Tra i grattacapi che avrà Oddo, anche una rosa extra large, vista le mancate partenze di Elisalde, Ventola, Di Grazia e Crecco. Era per tutti i club un mercato difficile perché provato anche dalla crisi Covid. Il Pescara lo aveva iniziato bene ma lo ha finito male. Alcuni puntelli che servivano, come detto da Oddo, non sono arrivati e molti degli esuberi non sono andati via. Spetta ora al tecnico biancazzurro continuare il lavoro sul nuovo progetto tecnico e trasformare alcune scommesse in un valore aggiunto per la squadra. E il trittico post-sosta sarà un primo banco di prova.